Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa terza puntata della serie Nella Palma del Dottore. Oggi siamo in compagnia, come al solito, del dottore e di Farmer. Buondì, ciao. Buongiorno, Ma buonasera, perché dovrei buonanotte. essere tu? Perché? Perché sembri tanto il clone del nostro collegato moderno. Può essere, non lo so, non so più chi sono, non ne ho idea. Ma che è successo qua? Ho caricato solo sto poco robo. Vabbè, non sto capendo più niente, non so più chi sono, non so cosa sto facendo, non so dove sono, non so perché sono. So solo che sono su una cosa giallo e nera. Fa Ecco, e tra l'altro fa freddo, freddo, quindi. sta nevicando. E fa freddo, sta nevicando e Farmer è sul fende in maniche corte, ovviamente. Ma c'è l'aria condizionata calda. Dai, proprio per non sentirti. Adesso mi cambio. Ecco. Mi metterò una giacca, Ok, così. qua che è pieno il rimorchio. Un momento, Ma siccome mi che è pieno. metto la giacca, allora non. Non è. Un momento, perché mi metto la giacca. Questa va Allora ragazzi, cosa stiamo facendo? Sono su sta cosa gialla appunto perché stiamo spostando il letame dal deposito qui della stalla delle vacche, lo portiamo all'altro deposito che abbiamo vicino al vigneto, dove poi andremo anche a spargere appunto il letame nel vigneto. Non so se oggi oppure non penso, perché con tutti i viaggi che ci saranno da fare, penso che non ce la faremo anche a spargere. Magari al prossimo giro, anzi probabile al prossimo giro. Se adesso Farmer si sbriga a Ok, mi ingiubbottarsi sono ingiubbottato. Guarda, no, e adesso però voglio che mi inquadri. vieni qua. Sono Dove sei? sempre qua, dove ero prima? Perché vai Sono qua. lontana? Vicino. Oh, ora sì. Sta nevicando, tu stai in maniche corte. No, giusto, dottore. Giusto, giusto. Giusto. Ok, almeno qualcuno che. Io ho messo anche i guanti. Aspetta, aspetta che mi arrotto magari o fai manovre. No, stai pure lì, stai pure lì. Stai Sto qui? lì, stai lì. Ok. Ok, poi visto, mi sa che ho ciccato un pochettino i conti con la cacchina, mi sa che il prossimo cambio carretto. Tu dici? Allora, carichiamo. Dai, su. Ok. Ah, questa pala. Io direi che è il caso di cambiarla. Cioè, scusa, l'ho cambiata subito dopo la live di conoscenza della partita. Non Non funziona. Vedi? Era pure funziona. incastrata prima. Ci vuole È una una clava. pala cileccata? Eh sì, ci vuole la clava. Non è, ma. C'ho già la trebbia della classe. Che c'entra? C'hai già l'irroratrice e l'altro cosetto di giallo e nero. Ma che in realtà No, l'irroratrice è c'è blu. poi la New Holland, c'è anche più cavalleria. Oh, io guardo l'idraulica, Che Oh, c'entra un idraulico, mo? c'è più cavalleria, la pompa spinge meglio, sovraccarica più lentamente, mi durano di più i ricambi, cioè. Bisogna anche pensare a queste cose, non è che posso sempre spendere milioni, sono povero, guarda, sono sceso sotto un milione, stiamo poverissimi. Cioè, ci abbiamo praticamente le pezze. Madonna mia! Mamma mia! Questo è fantastico! Se le produzioni non si avviano come si deve, Dai che sei pieno. pieno, su, basta babaciare. Babaciare, tradotto, chiacchierare. Ma dov'è che Non te fa scaricare? No. Oh, mannaggia. È qui sotto. No, quello lì è coso dell'uva. Non so come faccio a prenderlo.
Parmerina. Se no viene fuori succo d'uva alle tame. Non è molto. Non è molto 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 molto. Dove sei? Dall'altro lato del campo? Credo di sì. Esatto. Vieni costeggia la siepe o dalla strada. Succo d'uva alle tame, non è molto 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 apprezzato. Però prendi il lato, no, che positivo. Se poi dopo ci passa dentro la Digos ci mantiene tutti in galera. Però prendete il lato positivo, faremo un qualcosa nessuno farà mai. Il famoso puzzo di vino. Andiamo a vedere, dai. Andiamo a vedere. Ne hai già due pure di spandi. Sì, tu non sapevi di averlo, invece ne hai già due, neanche uno. Esatto. Aspetta, Farmer, aspetta. Va. Guarda che mo fanno il disastro. Esatto. Ma ce l'ho? Mi sono incastrato, capita. Ecco là che deve fare sempre il solito disgrazio. Eh no, sei incastrato. Sei incastrato? Sì, ma stava scaricando. E ok, adesso ma mi mandi... hai detto che eri incastrato. Ho detto... Ti ho cosato, ti ho tirato fuori. Mi hai cosato le cose. Sì, esatto. Non lo so, io gli aiuto. Non so, io gli aiuto. E si lamenta, non lo so, allora vado aspetta lì. Che vado a cambiare carretto perché questo... Scusi signor... no, niente. Questo è piccino. Niente. L'ho preso in prestito dal reparto cipato. Che per il quantitativo di cipato che ho prodotto finora mi avanzano... Quanta roba hai! Niente, ok, no, vengo con questo. Dov'è? Oh, è qua. Arrivo, niente, non posso cambiare carretto. Ah, no? No. Ero convinto che Farmer avesse noleggiato. No. Mi hai detto prima che volevo muovere. C'hai ragione. Anche perché poi dopo il telescopico lì lo trasferiremo in zona vigneto, perché poi dopo in qualche modo bisognerà anche caricare. Sì, caricarla anche dal di là la cacchina. Fammi intanto controllare se le mucchine mangiano. Sì, mangiano. Le corna ce le hanno ancora. Ci sono ancora tutte? Sì, sembra di sì. Non è che è passato. Aspetta, qualcuno e se le ha fregate? No, sono qua. Ci stanno ancora tutte le mucchine. Ok. Anche perché... Guardi, a ridere e scherzare ci abbiamo i nostri quanti mila litri di cacchina da... Non solo 330.000 litri di cacchina da trasbordare. Ce n'è tanta. Giusto per... No, ma mi sa che forse un po' meno. Non lo so, vediamo. Vai su che è pieno. Sì, aspetta, mettici giù quelle due briciole. Perfetto, pieno. Vada. Veloce, vai veloce. Oh, stavo notando, intanto che facevo la manovra, ho visto una mucchina che si sollevava dallo sdraiato. Stavo notando che hanno fatto bene anche l'animazione della vacca che si solleva da terra. Non l'ho ancora visto. Non ho ancora visto l'animazione, sai? Anche gli animali proprio, non li ho ancora visti io. No, bisogna riconoscerli, che per quanto riguarda gli animali, come pelo, come movimenti, hanno lavorato bene. Buono, qualcosa di buono l'hanno fatto, anzi più che qualcosa.
parte piccolino, piccolo bug degli animali che riuscivano a trapassare le pareti e i recinti, che poi è stato sistemato con l'aggiornamento. Ah vabbè, è normale che ci sia qualcosa all'inizio, eh? Normale, normale. Esatto. Momento, tu non sai, ma io allo stesso tempo, mentre carico, sto facendo i crash test per vedere la resistenza del rimorchio. E sembra essere buono questo rimorchio, perché sta resistendo molto bene. Ok. Allora ragazzi, facciamo così, io come al solito adesso vi faccio un pochettino di timelapse e ci rivediamo quando abbiamo finito di svuotare qua. Esatto. E se poi vedete tutto bianco, è nevicato troppo e siamo rimasti seppelliti dalla neve. Esatto. Alla Shining. Piena. Ok, allora ragazzi, guardate qua che bel mucchietto. Mamma mia, quanta che ce n'è, quanta. Allora ragazzi, se venite un attimo qua, facciamo i saluti. Sto a posteggiare il carretto. E poi switcho. Andiamo, qua abbiamo il vigneto, ragazzi, guardate che vigneto, mamma mia. Ah, ma qua gliel'hai già buttato il letame? Sì? Sul serio? Sì, c'è già per terra. Ragazzi, ci ha buttato il letame e non lo sa. C'è la texture per terra del letame? No, non credo che sia il letame questo. Sì, è il letame questo. Allora sì, gli ho già dato la letamatura. No, sono stoppie. Come stoppie? È coltivato il terreno sotto, mi pare. Quando prima di impiantare il vigneto avevo coltivato il terreno. Ah. No, ma dovrebbe probabilmente... quando lo pianti dovrebbe togliersi le stoppie sotto, eh? Mi sì, si è bloccato tutto. Definisci bloccato? Bloccato, non si muove più niente. Io ti vedo. Sì, no, sei un po' in bambola. Sono bloccato nel menu. Nel menu? Sì. Aspetta che magari era partito un salvataggio, no? Vabbè, comunque non so se sta ancora registrando o se è bloccata anche la registrazione. Comunque ragazzi, vi salutiamo. Vi ringraziamo per la vostra compagnia, per il vostro supporto. Ringraziamo anche gli abbonati che comunque ci danno una grossa mano. E niente, un saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!